Senti Raff, oggi forse un po' per moda, un po' per indirizzo poetico, non si fa altro che scrivere canzoni, quasi a contrapporle ad una società ricca, fiorente e colorata della pubblicità e della televisione, in cui si parla sempre molto più spesso di emarginazione, di solitudine, di sconfitte, di tanti piccoli drammi anonimi, per dirla con una sola parola. Credi che questo sia solo un indirizzo poetico o è un modo per avvicinarsi realmente di più ai problemi della gente che vive sola e non riesce a comunicare questi suoi stati d'animo? Io penso che molti temi impegnati, tra virgolette, anni fa venivano affrontati in maniera più degna e decorosa. Oggi vengono affrontati a volte in maniera ridicola e banale, però evidentemente la gente ha bisogno di forse i più giovani, hanno bisogno di cose vere, di cose concrete, di qualcosa a cui attaccarsi, a delle ideologie. Noi avevamo una generazione di ideologi, di idealisti. Mentre adesso non c'è niente, c'è molto vuoto nei giovani di oggi. Probabilmente per questo si attaccano alla prima canzone impegnata, fra virgolette, che gli viene propinata, anche se in maniera a volte del tutto gratuita e banale. Raff, in che cosa crede oggi? Ma io credo esattamente, io ho i miei valori assolutamente. Non è che nelle canzoni si dice esattamente quello che si pensa, ma a volte si pongono degli interrogativi dicendo delle cose. Ma c'è coincidenza tra il personaggio Raff, l'artista, e la persona Raff? Sì, certamente. Io a un certo punto mi sono chiesto, ma se c'è tutta questa crisi di valori, se c'è tutta questa crisi appunto di ideali, se c'è il culto dell'effimero, del superficiale, in che cosa bisogna credere in fondo? Forse è giusto così o non è giusto così? Io provo una sensazione di disagio se non devo credere a qualcosa, se non devo avere un ideale da perseguire. Raff, tu vieni dal sud, che posto ha il sud ancora, se ce l'ha, nella tua vita? Enorme. Quando si nasce in un posto, in un paesino sul mare, nel sud d'Italia, penso si può vivere per il resto della vita in qualsiasi altro posto, ti rimane addosso con grande forza, le tue origini rimangono. Radio Città ti ringrazia per questo tuo contributo di idee e ti vorremmo chiedere un piccolo favore prima di lasciarci, di dare un saluto firmato ai nostri amici, agli amici che seguono Radio Città. Benissimo, ciao, sono Raff, un abbraccio a tutti gli amici di Radio Città.